Quasi un anno dal suo clamoroso annuncio debutta in rete la nuova serie di Goldrake, il mitico UFO robot che negli anni 70 segnò una svolta nel mondo dell'animazione. Adriano Montibuzzetti. Per i boomer cresciuti a pane alla barde spaziali, lui sarà sempre Goldrake, anche se nella versione 2024 torna il nome originale, Grandizer. L'attesissima serie reboot ha appena esordito col primo episodio, che senza aspettare il doppiaggio, i fan impazienti hanno già messo in rete corredandolo di sottotitoli fai da te. Ed eccola qui, la versione aggiornata dell'epico robottone, che sfreccia e scintillante, dividendo il cielo in due, anche quello degli appassionati, che subito hanno invaso il web con valanghe di commenti di segno opposto. C'è chi plaude al restyling grafico, chi invece giudica una straniante concessione agli emiri finanziatori della produzione nippo-saudita il fatto che l'esule extraterrestre scelga stavolta i deserti d'Arabia per atterrare sul nostro pianeta. A tacitare però i puristi più vintage, nostalgici di razzi, missili e circuiti di mille valvole, c'è l'imprimatur sul progetto del nome Go Nagai, anziano maestro dell'animazione giapponese e papà di quel primo Goldrake che segnò l'immaginario infantile anni 70 con novità all'epoca così rivoluzionarie rispetto al classico cartoon da essere prese di mira dai ben pensanti e in parallelo difese da un sognatore d'eccezione come Gianni Rodari. Ma è presto per dire se anche Goldrake U, che magari sta per ultimo, saprà meritarsi alleati del genere.